Sono 343 le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Arezzo e Siena che hanno titolari di nazionalità cinese in 10 anni, dal 2009 al 2019, sono più che raddoppiate, l'aumento è infatti del 152%. L'effetto del coronavirus purtroppo si fa sentire però anche nell'Aretino. A microfono non c'è nessuno che lo conferma, ma facendo un giro tra i negozi e i ristoranti è palese il calo di clienti. Di contro, anche tra le aziende aretine, invece, che contano sull'export verso i mercati orientali, principalmente oro e moda, la preoccupazione è alta. Ce lo conferma Giordana Giordini, presidente di Federorafi di Confindustria Toscana del Sud, che con un pizzico di ottimismo guarda ad Oro Arezzo 2020. Il mercato orientale, il mercato di Hong Kong, è un mercato importantissimo di riferimento per il nostro settore e quindi c'è un rallentamento importante che già lo avvertiamo, ma lo avvertiremo anche successivamente perché, come sai, hanno spostato la fiera di Hong Kong alla fine di maggio, quindi è tutto molto rallentato. Prendiamo come sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi speriamo che tutti gli operatori e quindi tutto quel bacino che frequentava la fiera di Hong Kong possa venire alla nostra fiera di Oro Arezzo ad aprile e quindi cercare di farla diventare un polo importante per il mercato orientale, un mercato importante di riferimento per il settore tutto. Da questo punto di vista non ci sono timori che ci possano essere defezioni appunto dei buyers? Io penso che da qui aprile, spero anzi, e me lo voglio augurare che l'emergenza sia passata e ho visto e ho sentito insomma anche alcuni buyer e hanno ripreso a viaggiare con le precauzioni che tutti prendiamo ovviamente, però ecco, spero che da qui a aprile sia risolta.